Project Zero. Questo è il nome che Amazon ha dato allo strumento assolutamente innovativo a tutela dei brand, che è forse la tutela massima che si può avere tra quelle che mette appunto a disposizione Amazon per il seller. Infatti noi conosciamo sostanzialmente tre strumenti messi a disposizione da Amazon: il Brand Registry, che non è nient'altro che il registro marche al quale può accedere chiunque abbia un brand registrato o in fase di registrazione, che consente di inviare delle segnalazioni alle quali poi Amazon decide con gli strumenti e con tramite i parametri di cui dispone se appunto accoglierle, quindi disattivare un determinato ASIN e chiedere spiegazioni al seller che si è agganciato ad una pagina o meno. Abbiamo poi il servizio Transparency, che è un servizio relativamente recente rispetto sicuramente al Brand Registry, che consente di serializzare i prodotti, quindi applicare delle etichette e impedire a chiunque di agganciarsi alle proprie pagine prodotto offrendo prodotti differenti, proprio perché solo chi è iscritto al Transparency e solo quella determinata persona iscritta al Transparency avrà quel codice alfanumerico applicato sopra il prodotto. Infine abbiamo detto che c'è il Project Zero, che io ho definito come la massima tutela, in quanto offre una serie di servizi che sono da un lato complementari, già disponibile con gli altri menzionati in precedenza, con l'aggiunta di una tutela ulteriore, o meglio di una serie di tutele ulteriori che sono assolutamente peculiari e davvero efficaci. Anzitutto possiamo dire che il Project Zero si basa su una tutela che è automatica, nel senso che il seller che si iscrive a questo programma dovrà semplicemente inviare il proprio marchio, inviare i loghi, i disegni e tutta la propria proprietà intellettuale registrata per poter accedere al servizio e accedere a quella che è la tutela automatica. In che senso? Nel senso che l'algoritmo di Amazon effettuerà delle rilevazioni costanti durante il giorno e bloccherà tutte quelle che violano il proprio diritto, quindi violano la proprietà intellettuale di terzi, la proprietà intellettuale altrui. Ma in che senso? Ad esempio, quando io mi aggancio a una pagina prodotto e cerco di modificarla, o ad esempio acquisisco un logo e lo porto nelle mie pagine prodotto, ecco che viene in gioco il Project Zero, bloccando quella che è la modifica della pagina prodotto o bloccandomi un ASIN perché ad esempio ho utilizzato un logo che non era di mia proprietà, violando quindi la proprietà intellettuale altrui. Sono rilevazioni, abbiamo detto, automatiche. È sufficiente che io conferisca maggiori informazioni, tutti i miei segni distintivi ad Amazon, quindi nell'apposita sezione, perché Amazon effettui uno screening costante durante il giorno e impedisca l'utilizzo della mia proprietà intellettuale. Quindi è assolutamente una tutela costante, infatti si stima che ci siano circa 5 miliardi di verifiche da parte di Amazon ogni giorno e che parte di queste possano essere bloccate perché appunto violano la proprietà intellettuale altrui. Inoltre il Project Zero consente anche di serializzare i propri prodotti, ma non è obbligatorio, quindi a differenza del Transparency dove si basa sostanzialmente la tutela sulla serializzazione dei prodotti, col Project Zero non è obbligatorio, ma è possibile una tutela ulteriore. Ma ancora, forse lo strumento più forte, più importante di questo servizio è la possibilità di rimozione self-service di quelli che sono appunto le violazioni della propria proprietà intellettuale. Quindi qualora io mi accorga che c'è stata una violazione del mio brand o del mio design o dei miei brevetti, posso agire tramite il pannello presente nella mia area personale a rimuovere quella determinata offerta. Questo è assolutamente un potere fortissimo nelle mani del seller, quindi non più segnalazione ad Amazon e Amazon che prende la decisione, ma io potrò agire autonomamente tramite le rimozioni self-service. Vediamo i requisiti per poter accedere a questo servizio. Anzitutto è necessario avere un brand registrato, quindi un brand registrato presso le banche dati, presso appunto gli enti che si occupano proprio di registrazione della proprietà intellettuale. Ancora è necessario essere iscritti al registro marche di Amazon, quindi sono due cose separate, l'avere un brand registrato e l'iscrizione al registro marche di Amazon, e inoltre aver già segnalato delle violazioni del proprio brand nei precedenti 6 mesi e avere una percentuale di accoglimento delle segnalazioni pari o superiore al 90%.
Quindi chiunque si sia appena iscritto su Amazon, abbia appena iscritto il proprio brand nel brand registry, non abbia inviato alcuna segnalazione, non potrà accedere a questo programma. È quindi necessario aver inviato alcune segnalazioni nei precedenti 6 mesi con una percentuale minima di accoglimento del 90%. Altre prerogative di questo servizio sono che attualmente è accessibile solo a titolari del diritto, non anche agli agenti autorizzati all'utilizzo di quel brand, in quanto noi sappiamo che nel brand registry è possibile registrarsi come titolare del diritto, ma anche dare l'autorizzazione degli agenti autorizzati, quindi degli utenti che possono legittimamente utilizzare il mio brand. Ecco, questi ultimi non potranno accedere al servizio, solo il titolare del diritti. Viste appunto le importanti tutele e strumenti a disposizione che mette appunto il Project Zero, solo questi ultimi potranno appunto partecipare, non anche gli agenti autorizzati. Ancora possiamo dire che l'accedere alla tutela in un solo paese la estende anche a tutti gli altri, quindi non è necessario dover estendere la tutela del Project Zero a tutti i paesi, sarà sufficiente iscriversi al programma solo per uno perché venga estesa territorialmente, indipendentemente dal paese di iscrizione. Ecco in questo senso che la Brexit, quindi l'uscita dall'Europa della Gran Bretagna, non ha effetti sostanziali sul programma Project Zero. Questo perché, anzitutto perché diciamo, i marchi già aderenti a questo tipo di servizio continueranno a essere garantiti e tutelati dal programma. Inoltre perché l'IPO, quindi l'Internet Property Office inglese, sostanzialmente, procederà a una duplicazione della registrazione anche nei propri registri. Quindi se io ho iscritto il mio marchio a livello europeo, l'Inghilterra ha deciso che registrerà, duplicherà la registrazione all'interno del proprio registro marchi, quindi avrò comunque un marchio registrato, quindi alla luce di quella registrazione potrò comunque beneficiare della tutela dei programmi come possono essere appunto il Brand Registry, il Transparency o anche infine il Project Zero che è oggetto appunto di questo video. C'è da dire che la tutela concessa dal Project Zero è quindi una tutela assai forte, è uno strumento potente nelle mani del seller. Abbiamo visto infatti che le rilevazioni sono automatiche, sono costanti durante il giorno, ma ancora di più quando si pensa al pannello di rimozione self-service. Quindi è uno strumento che va regolamentato e che non va abbandonato a un utilizzo indiscriminato da parte del seller. E infatti è così, ci sono delle regole stringenti perché possa essere utilizzato in modo conforme e si possa continuare a usufruire di quella che è la tutela del Project Zero. Infatti le rimozioni devono essere diciamo mantenute con una percentuale pari o superiore al 99% per poter beneficiare di questo strumento. Ovviamente quindi le rilevazioni devono essere accurate, Amazon vuole limitare gli abusi di questo strumento e quindi impone una percentuale davvero altissima di diciamo correttezza delle rilevazioni proprio per evitare un utilizzo indiscriminato. E da questo punto di vista posso collegarmi con un caso studio che abbiamo curato in prima persona relativamente al fatto di una rilevazione di un seller automatica da parte del Project Zero che ha violato appunto la proprietà intellettuale altrui. Come spesso accade in queste circostanze, la prima cosa che facciamo è ci interfacciamo col seller chiedendo scusa e cercando di in qualche modo venire aiutati nella riattivazione dell'account facendo eliminare la segnalazione, perché noi sappiamo che una volta eliminata la segnalazione, la riattivazione dell'asino dell'account è più agevole. Quindi la rimozione della segnalazione non è necessaria, ma è sicuramente uno strumento utile e una marcia in più per avere di nuovo i privilegi di vendita. Ecco che purtroppo quel seller partecipava al Project Zero, di conseguenza non ha potuto eliminare, rimuovere la segnalazione perché la stessa sarebbe andata in qualche modo a intaccare quelle che sono le metriche, quindi intaccare la sua percentuale che deve essere mantenuta entro il 99%. Quindi è assolutamente uno strumento che ha dei pro e dei contro. In questo caso, per chi viola, sicuramente dei contro importanti, perché chi viene contattato, chi è tutelato dallo strumento, non potrà eliminare la segnalazione proprio perché deve rimanere nel range del 99%. Quindi viene complicata sostanzialmente l'attività per riattivare quello che è l'asino, l'account. Non è comunque impossibile, l'abbiamo già detto. Questo strumento è uno strumento assolutamente efficace, è uno strumento che apprende
autonomamente tramite il machine learning, quindi le rilevazioni saranno sempre più accurate, le nostre segnalazioni dovranno essere sempre più specifiche, proprio perché questo strumento continua ad apprendere quotidianamente tramite appunto l'apprendimento automatico, le rilevazioni saranno sempre più precise ed è volto proprio a evitare delle rivelazioni false che possono compromettere l'account di terzi qualora anche questi ultimi non abbiano violato la proprietà altrui. In conclusione possiamo dire che il programma Project Zero è assolutamente efficace e potente, uno strumento davvero forte nelle mani del seller. Io consiglio a tutti di utilizzarlo, ovviamente chi ne ha i requisiti, anche perché è gratuito, quindi al momento non bisogna sopportare alcun esborso economico per poterne partecipare. Non è dato sapersi fin quando sarà appunto gratuito, ma sicuramente possiamo dire che essendo in questo stato non ci sono delle controindicazioni ad utilizzarlo. Ma nel caso in cui si volesse accedere a questo servizio, avendone appunto i requisiti, è molto importante rispettarne le regole per non andare fuori quelle che sono le metriche e quindi sostanzialmente uscire da quello che è il programma Project Zero. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!